È un giorno davvero speciale quando si affrontano due squadre della stessa città. Una gara che le tifoserie locali cercano il rosso sul calendario e alla quale riservano sempre le più spettacolari scenografie. Ma è una giornata ancora più speciale se il palcoscenico è uno stadio come questo e se il sipario si apre su due squadre come Inter e Milan, sempre in lotta per lo scudetto, ad eccezione di qualche annata buia da una parte e dall'altra. E se in tempi passati poter assistere a uno spettacolo simile era un privilegio quasi del tutto italiano, la globalità del calcio di oggi ha permesso di esportare ai quattro angoli del mondo quella che è a tutti gli effetti una delle partite più sentite. Eppure, nonostante la presenza di televisioni e giornalisti stranieri, degli sponsor e di tutto quello che rende questa partita appetibile dal punto di vista economico, è sempre ai tifosi che sta più a cuore il risultato. Ed è in partite simili che un calciatore può acquistare quell'aura di immortalità che si stampa nei ricordi della sua tifoseria. Nel derby di Milano è vietato tremare. Questo splendido stadio è stato l'unico simbolo del dominio italiano in Europa. La formazione del Milan. Sugli spalti è a tutti gli effetti un amichevole, ma in campo entra in gioco anche l'orgoglio di chi non vuole perdere nemmeno una partita di briscola al bar. Beh, è difficile ignorare una rivalità quando è così radicata. È un amichevole, certo, ma non puoi toglierti dalla mente che faresti comunque felici i tifosi con una vittoria. Avrebbero di che vantarsi con gli avversari per qualche giorno sul posto di lavoro. E si comincia. Hernandez. Tomori. Hernandez. Alza la sfera e cerca lo spazio buono. Grande movimento nello spazio. Serie di finte. Occhio al traversone. E la difesa sventa il pericolo. Rimessa in gioco dunque. Calabria sulla fascia, è libero, la mette in mezzo, c'è tiro, Rafael Leao ha spazio per affondare, incornata, grande colpo di testa, ha colpito perfettamente il pallone come voleva, ha colpito bene, con perfetta coordinazione, un gran colpo di testa. Primo acuto della gara, già nei minuti iniziali. Bastoni. Pavard. Çalhanoğlu. Pavard. Francesco Acerbi. Pallone morbido verso la fascia. L'Inter sembra stia provando a sfruttare tutta l'ampiezza del campo. Eh sì, sfruttano maggiormente le fasce, sembra anche a me. Già, i loro avversari finora sono rimasti molto compatti. Credo che vogliano in qualche modo provare ad aprire le maglie della difesa, facendoli allargare il più possibile. Vediamo se crossa. Cross verso C e va a colpire di testa. Bella l'azione, anche se non è andata certo a buon fine. Il Milan deve dimostrare maggiore attenzione. Da quella posizione possono nascere azioni molto pericolose.
Calabria. Bennacer. Il Milan sta tenendo la palla molto di più e c'è il risultato a dimostrarlo. Buona l'azione sulla destra, vediamo come evolve. Cross verso il centro dell'area. Ribalta il gioco sull'altra corsia. Di Marco. Ecco un altro cross. Messo fuori dalla difesa. Tomori. Rafael Leao. Si allunga per arrivare al pallone. Ottengono una rimessa laterale. Si libera la grande. Ottima progressione, palla al piede. Tocco preciso. Allarga il gioco a destra. Ribalta il gioco sull'altra fascia. Di Marco. Mkhitaryan. Çalhanoğlu. Barella. Pallone lungo in verticale. Cercano l'azione veloce. Gioca una palla lunga. Rafael Leao. E trova bene il compagno. Riceve il passaggio. Attenzione al tiro. Mkhitaryan fa avanzare l'azione con il lancio lungo e trova il compagno. La gioca sulla destra. Barella cerca il passaggio profondo. È ben posizionato e spazza via la palla. Allarga il gioco con pallone a sinistra. La mette in mezzo. Di Marco. La gioca sull'altra fascia. Ottima apertura. C'è il retropassaggio. Ricordiamo che la partita si è sbloccata già nei minuti iniziali. Il punteggio è quindi di 1-0. Çalhanoğlu. Il Milan è in vantaggio di una rete. C'è da dire che ha difeso. Può colpire. Splendida reazione del portiere. Che parata. Certo non un intervento di routine. Ha fatto tutto alla perfezione, ma il portiere si è esibito in un intervento da manuale. Attenzione, può tentare la conclusione. Va rapido sulla respinta. Gol, non sbaglia. E l'internazionale riesce a segnare il gol del pari. Ha avuto tutto il tempo per coordinarsi, non poteva sbagliare. È stato bravissimo a sfuggire ai difensori per poi farsi trovare al posto giusto. Gol per l'Inter. Ha segnato al 39esimo minuto il numero 9. Perfetta parità dunque. L'esito di questa gara secondo me sarà in bilico fino alla fine. A nessuna delle due formazioni manca il talento e la qualità per vincere. Calabria sulla destra. Continua ad andare, palla al piede. Se ne va. Può metterla in mezzo. C'è il cross, qui cercherà il tiro. Conclusione sul fondo. Si è mosso bene, ma quando sembrava fatta ha sbagliato. Thank you.
il fisico e conquista il pallone. Ci sarà un minuto di recupero. Tomori. È stato un bel primo tempo. Il risultato potrebbe far pensare a un incontro noioso, ma niente affatto. La gara è stata vincente nonostante il risultato non certo poco abituale di 1-1. L'arbitro manda tutti negli spogliatoi. Guarda Fabio, il primo tempo ha forse lasciato una sensazione di incompiutezza. Per numero di occasioni create da entrambe le squadre il risultato è un po' scarno, ma di sicuro è anche un bello spettacolo per chi ci sta seguendo. Dopo 45 minuti che ci hanno regalato una rete per squadra, l'arbitro manda tutti a prendere un tè caldo. Il risultato è ancora appeso a un filo. Fischio dell'arbitro. Si parte con il secondo tempo. Le due squadre ricominciano con gli stessi uomini del primo tempo. Di Marco. Palla a Mkhitaryan. Decide di spedirla dall'altro lato. Allontana la minaccia. Loftus-Cheek. Numero. Non c'era spazio. Lautaro Martinez. Di Marco. Cambia gioco. Riceve dall'altra parte del campo. L'Inter cerca spazio per affondare. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Appoggia il pallone largo con eleganza. Prova ad andare via con eleganza. Cross. È troppo lungo, non ci può arrivare. È occasione persa questa, ha sbagliato l'ultimo passaggio. Al centro c'è sempre meno spazio, bisogna essere precisi e veloci nel passaggio. Tomori. E il tocco è verso il portiere. Il portiere la spedisce su. Rafael Leao oggi ci ha fatto vedere le sue abilità di assist man. Si appoggia al portiere. Lancio lungo del portiere. Recuperano il possesso del pallone. L'affluenza di quest'oggi è di 80.314 spettatori. Bennacer. Calabria. Tomori. Scodella in avanti. Loftus-Cheek. La mette sulla sinistra. Rafael Leao. Ottimo il controllo sull'appoggio. C'è la palla lunga in avanti. Vediamo se può capitalizzare. Tomori. Hernandez. Calabria. Ecco un pallone in avanti. Pulisic. Raccoglie un passaggio dalle retrovie. La butta dentro. Va di testa. E c'è gol del Milan. Rimettono la testa avanti. Che partita. Hanno forzato gli avversari all'errore e li hanno trafitti quando non erano preparati. Grande rapidità di esecuzione.
sono in vantaggio di un gol. Decidono di giocarla all'indietro. Pavard. Rafael Leao. E passa. Hernandez. Rafael Leao riceve in posizione interessante. L'Inter mantiene il possesso palla ma non riesce a creare un pericolo reale. Scatta verso il pallone. Palla Mkhitaryan. Barella. Mkhitaryan. A questo punto del match non possono restare nella loro metà campo. Devono proporsi in avanti, pur senza sbilanciarsi troppo. Francesco Acerbi, di forza. Meritano gli applausi del pubblico per la loro fame di gol. Vogliono mettere il risultato al sicuro e non lasciare niente al caso. Di Marco. Bennacer. Difensori incollati all'uomo, ma la loro offensiva fatica a respirare. Beh, adesso, come è giusto che sia, aumentano la pressione su chi ha già il proprio nome sul tabellino dei marcatori. Da questo momento in poi le marcature saranno asfissianti. La difesa deve interpretare questa azione come un campanello d'allarme ed evitare che succeda di nuovo, tenendo alta la concentrazione. Si ricomincia dal portiere. Lungo passaggio in avanti. Barella. La vittoria è nelle loro mani, aspettano solo il fischio dell'arbitro. Vogliono recuperare lo svantaggio, ma non possono farsi prendere dalla frenesia. Devono giocare con la testa e non sprecare più niente. Ci sarà un minuto di recupero. Bennacer. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Decide di allargare il gioco. E l'arbitro dice che può bastare. Una grande battaglia, molti gol, un margine minimo ma decisivo. Per concludere l'analisi, a te invece che partita è sembrata, Luca? Anch'io ho partecipato a dei derby e vi posso dire che vincere è un'emozione enorme. Guarda i giocatori, la gioia incredibile nei loro occhi. Tanti sacrifici, la fatica, le sofferenze vengono tutte ripagate in un momento. Siamo ai saluti finali. Un grazie a Luca per avermi affiancato nella telecronaca. Un ringraziamento e un saluto anche da parte mia.